molto regolare al sparo, l'atleta Cecchini a portarsi alla conclusione della gara. Sempre lui, quando mancano 300 metri al termine. Suona la campana dell'ultimo giro, ancora un giro completo dell'anello, sempre la testa della salazzare a condurre, ma si avvicinano gli avversari, siamo all'ultimo minuto di 94 ed ecco il passaggio con un tempo indicativo di 46 e 66. Si concludono in